Beh, sarà anche brava come dici tu, però a me non è molto simpatica. A proposito, hai chiamato Matteo ieri da Filadelfia, naturalmente a spese nostre. E niente, si diverte, tutto bene, gli studi bene, bacetti a tutti. Va bene. Senti, Roberto, e se divorziassimo tutti? Va bene. Eh? Sì, io e te, Fausto e Nina, tutti. Matilde, sai, ti sto osservando da un po' di tempo e secondo me in questo momento non è che tu ci sia molto con la testa. Secondo me siete voi che non ci state più con la testa. Guarda che tutto ha un limite. Voi fate, disfate. Ma voi chi? Ma voi, tu, Paola, Fausto, Nina. Questa è la seconda volta che nomini Nina. Che è successo? C'è qualcosa che non va? Hanno litigato? Roberto, la vita non è così semplice. Nina se n'è andata. Ma andata dove? A Roma. E a fare che? A fare la sua vita. A fare che? Ma sì, a realizzarsi, come dice lei. Ma dillo, scusa, ma me lo dici così? Ma figurati, io non te l'avrei neanche detto. Oh, ma che siete diventati tutti pazzi qui? Shh, zitto, figliolino, dorme. Ho capito, ma che siete diventati tutti pazzi? Ma insomma, vuoi dirmi con chi è andata via? Con chi? Mi fai parlare, per favore? Parla. Oh. Si pareva. Non è andata via con nessuno. È scappata con se stessa e con la sua voglia di farsi strada. Lei è quell'imbecille di suo marito. Quella bisognava tenerla legata, chiusa dentro casa. Se le cose sono queste, io allora non ho capito più niente. Cos'è che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto? Ma niente, cosa avremmo dovuto fare? Tanto coi figli si sbaglia sempre. Questo almeno l'ho capito. Realizzarsi. Adesso qualcosa l'ho capito anch'io. Ecco perché sei andata a Roma allora. Io pensavo che tu fossi andata per i tuoi affari, per l'agenzia. Brava. Ne sa dire bene le bugie tu. Nina almeno l'hai vista, sì? Sì, l'ho vista e sta benissimo. Ecco, è già qualcosa. Oh, l'importante è non farne una tragedia. Anna Maria si è offerta di ospitarla. Uff. L'aiuta a cercare un lavoro. Anna Maria che le trova un lavoro, mandia. E Fausto? Che dice? Come l'ha presa? Da quell'angelo che è, che tu non hai mai capito. Un angelo? Se ci parli, lui dà ragione a Nina. Fausto, quello non è un uomo, è un pupazzo quello lì. Perché? Come si dovrebbe comportare un uomo? Un uomo prima di tutto dovrebbe andare lì, prenderla per i capelli e riportarla a casa. Poi se ne discute e si vede, poi. È evidente che non conosci tua figlia. E invece ti sbagli. La conosco più del tassista, stai sicura? Pronto? Sì? Ciao Roberto, sono Anna Maria. Ah, è Anna Maria. Mi passi Matilde, per favore. Sì, ma tanto puoi parlare benissimo anche con me. Matilde mi ha spiegato tutto. A proposito, senti, mi passi Nina? Mi dispiace, ma non c'è. Ah, è uscita? Sì. E dov'è andata? Non lo so. Ho capito. Anna Maria? È un brutto sì, momento. Ti richiamo dopo. D'accordo. Vabbè, è uscita, non fare quella faccia. Non è uscita. Se n'è andata via a realizzarsi. Adesso lo spiega a me cosa vuol dire realizzarsi.